Un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole di Saggezza. Prima di cominciare, come sempre, se non lo avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella posta a fianco per non perdervi le notifiche dei futuri prossimi video che pubblicherò. Oggi vi presento questo libro che a mio avviso può rivelarsi davvero molto utile ed interessante, di Harv Eker, che si intitola I segreti della mente milionaria. Molto probabilmente conoscerete già o avrete sentito parlare di questo libro perché si tratta di un bestseller internazionale. E il suo autore, Harv Eker, è uno scrittore, imprenditore e speaker motivazionale canadese, conosciuto per le sue teorie riguardanti la ricchezza e la motivazione. Perché consiglio la lettura di questo libro? Beh, al di là del titolo che può sembrare d'impatto, secondo me può rivelarsi molto utile, come dicevo, perché alla pari di altre letture che peraltro ho già consigliato, come La scienza del diventare ricchi, Autostrada per la ricchezza e La via della ricchezza, va a scardinare vecchi concetti obsoleti riguardanti la ricchezza, appunto, per innestarne di nuovi che comincino innanzitutto a lavorare su una maggiore ricchezza interiore. Già, perché come ho ripetuto altre volte, bisogna principalmente partire da questa, cioè aumentare il proprio valore per poi volerlo sinceramente condividere con altre persone. Un po' come un vaso che trabocca e che non può fare a meno di inondare ciò che sta intorno. Perciò vengono sfatati e smontati tutta una serie di preconcetti, frasi fatte, luoghi comuni che hanno paralizzato e tuttora continuano a farlo molte persone. Questo attraverso una serie di frasi potenti che Harv Eker suddivide in quelli che lui chiama file della ricchezza, da tenere bene a mente, memorizzare e poi tutta una serie di regole. È un libro che alla pari degli altri che ho citato, come dicevo, andrebbe riletto più di una volta e conservato a portata di mano proprio per assimilare questi concetti ed aprirsi quantomeno ad un altro modo di pensare e vedere la realtà. È un libro che mi ha coinvolto ed appassionato parecchio, infatti risulta per me difficile selezionare un passo con cui salutarmi, ma vi do appuntamento al prossimo episodio con uno dei tanti significativi che ora vi leggo. Ricordatevi che il primo elemento indispensabile per ogni cambiamento è la consapevolezza. Guardatevi, diventate consapevoli, osservate i vostri pensieri, i vostri timori, le vostre convinzioni, le vostre abitudini, le vostre azioni e anche quello che non fate. Mettetevi sotto una lente di ingrandimento, studiatevi. Molti credono di vivere la vita in base a delle scelte. Di solito non è così. Anche se fossimo davvero illuminati, potremmo fare solo alcune scelte in una giornata normale che riflettono la consapevolezza che abbiamo di noi stessi nel presente. La maggior parte della gente si comporta come dei robot che funzionano automaticamente, guidati dal condizionamento delle vecchie abitudini. È a questo punto che entra in gioco la consapevolezza. Essa consiste nell'osservare i propri pensieri e le proprie azioni in modo da vivere nel presente in base alle scelte vere che compiamo, anziché lasciarsi guidare dalla programmazione derivante dal passato. Regola della ricchezza: la consapevolezza consiste nell'osservare i propri pensieri e le proprie azioni in modo da vivere nel presente in base alle scelte vere che compiamo, anziché lasciarsi guidare dalla programmazione derivante dal passato. Una volta raggiunta questa consapevolezza, possiamo vivere secondo quello che siamo oggi, anziché quello che eravamo ieri. Così facendo, possiamo reagire in maniera appropriata alle situazioni, avvalendoci dell'ampia gamma e delle potenzialità delle nostre competenze e del nostro talento, invece di reagire in modo inadeguato agli avvenimenti, guidati dai timori e dalle insicurezze del passato. Sviluppata la consapevolezza, riuscirete a vedere la vostra programmazione per quello che è, una semplice registrazione di informazioni che avete ricevuto e alle quali avete creduto nel passato, quando eravate troppo giovani per avere dei termini di paragone. Vi renderete conto che questo condizionamento non corrisponde a ciò che siete, bensì a quello che avete imparato ad essere. Capirete che voi non siete la registrazione, bensì il registratore.
Non siete il contenuto del bicchiere, bensì il bicchiere stesso. Non siete il software, bensì l'hardware. Certo, la genetica può avere una sua influenza e così pure gli aspetti spirituali. Tuttavia, la maggior parte di ciò che vi costituisce in quanto persone deriva dalle convinzioni e dalle informazioni di altri individui. Come ho suggerito prima, le convinzioni non sono necessariamente vere o false, giuste o sbagliate, ma a prescindere dalla loro validità, si tratta di opinioni che vengono ribadite ripetutamente per poi essere tramandate di generazione in generazione. Consapevoli di questo, potete scegliere con cognizione di causa di abbandonare qualsiasi convinzione o modo di essere che non incoraggi la vostra ricchezza e adottare convinzioni o comportamenti che di contro svolgano un ruolo positivo al riguardo. Durante i nostri corsi insegniamo che i pensieri presenti nella mente hanno sempre delle conseguenze. Ogni pensiero può essere un investimento o un costo, può condurvi alla felicità e al successo oppure allontanarvene, può darvi forza oppure togliervela. Ecco perché è fondamentale che scegliate i vostri pensieri e le vostre convinzioni con ponderazione. Occorre capire che i vostri pensieri e le vostre convinzioni non rappresentano ciò che siete e non fanno necessariamente parte di voi. Per quanto li riteniate preziosi, non hanno un'importanza e un significato maggiori di quello che voi attribuite loro. Nulla ha significato se non quello che gli attribuite voi. Se volete veramente decollare nella vostra vita, non dovete credere a una sola parola di quello che dite voi. E se volete un'illuminazione istantanea, non dovete credere a uno solo dei pensieri presenti nella vostra mente. Se tuttavia siete come la maggior parte della gente, crederete pure in qualcosa. E dunque, tanto vale che si tratti di convinzioni che vi sostengano. Convinzioni ricche. Ricordate che i pensieri conducono ai sentimenti, i quali conducono alle azioni, le quali conducono ai risultati. Alla prossima!